Crotone, Pescara 0-2, si mettono subito bene le cose per il Pescara perché da una ripartenza Marras riesce a innescare Mancuso, il direttore di gara Rapuano di Ripini ha concesso il vantaggio, taglio in profondità di Monachello andato via sul filo del fuorigioco, gol dell'1-0, fortunato il Pescara sul destro di Barberis che ha centrato il legno, due minuti più tardi altra ripartenza di Marras, pallone in calcio d'angolo sugli sviluppi, il tocco di tacco di Campagnaro che già qualche anno fa qui all'uscita aveva segnato, gol del 2-0 con deviazione di probabilmente di Zaniellato. Per quanto riguarda il Crotone, l'azione che poteva cambiare un po' la gara arriva più tardi con Spolli che sugli sviluppi di un corner viene trattenuto da Scognamiglio, il direttore di gara ha lasciato correre, il pallone è terminato sul legno, ma bisogna essere onesti, probabilmente la trattenuta di Scognamiglio c'era, anche se poi Spolli ha calciato e ha centrato il palo. Da quel momento in poi fino alla fine del tempo tanto spinta, tanta pressione del Crotone, ma il Pescara non ha concesso più nulla nella ripresa, solo azioni del Pescara. Monachello, Mancuso e soprattutto Crecco hanno avuto la palla del 3-0, il Pescara con il 3-5-1-1 si è coperto ancora di più, ha limitato al massimo il Crotone. Ti dico Massimo che la formazione del tecnico Stroppa non ha tirato praticamente mai in porta se non una conclusione di Pettinari, mentre il Pescara ha avuto più volte la palla del 3-0. All'uscita Pescara batte Crotone 2-0.